io ho sempre detto spingo un po' per qualche scavatore, anche il movimento terra, ma movimento terra inteso, a me piacerebbe farmi un canale qua di fianco al campo, pulire un canale ed avere scavatori per caricare la grassa, come si dice qua, quindi il letame, e nella parte forestale. Quelli che lo giocano con vezzo di miniera e cava, insomma, dico, anche no, insomma, ecco. Però, vabbè, e lì ancora ancora. Poi sono arrivati quelli che c'è sempre l'emergenza, non si sa perché. Capisco ben che c'è anche nella vita l'emergenza, ma sarebbe, cioè, già nella vita sarebbe bello che non ci fosse, perché se c'è emergenza vuol dire che c'è un problema. E incendi che saltano per aria cascine e robe che la gente si fa male, cioè è già brutto nella realtà perché devo farlo anche nel gioco. Quindi mi chiedo perché il gioco non venga assimilato come gioco in quanto tale di agricoltura. Spingiamo su altre cose, però vabbè. Battaglie del nonno, forse non so se l'ho già citato in questa serie, ma battaglie del nonno come al solito. Dai, invece che ragazzi miei, credo che arrivo qua teoricamente con un'unica passata dovrei riuscire a chiudere il tutto. Mi sembra fin strano, però noi ci proviamo. Ci proviamo. Tra l'altro mi rendo conto che devo anche fare qualche screenshot, perché sennò ragazzi miei, le copertine di video da sole non si fanno. Sì, YouTube vi propone ben uno dei fotogrammi del gioco, però vabbè, toh, facciamone una subito, tanto mi proporrebbe quello della cabina, quindi a sto punto guardiamo anche un attimo da fuori. In realtà, scusate, dovevo fare questa cosa, ma almeno vi insegno qualcosina da fuori prima. Quindi mettiamo un FOV a 35 qua e facciamo un bello screenshottone, eccolo qua. Magari ne facciamo anche un altro per sicurezza e concludiamo con doverosa, diciamo, con doveroso orgoglio e soddisfazione questo campo, che penso che tra una cosa e l'altra, così a sentimento, è servito una buona oretta. Quindi verranno 4 video, presumo, non lo so. Adesso teoricamente la mia intenzione è quella di farli da 15 minuti, massimo 20 circa, con la parte appunto suspense, perché magari il punto in bianco, il video si conclude e non sapete cosa succede dopo. In realtà qua lo sapete perché vabbè, è ovvio che devo trebbiare. Qua invece siamo finiti in una fregatura, perché non so se ho lasciato qualche ciuffetto. Vabbè che è qualche ciuffetto, però teoricamente dagli specchietti bah, non vedo nulla, quindi proviamo a far così proprio per la cronaca. Guardo fuori dal finestrino. Sì, vabbè, dai, per quello lì direi pazienza. L'aspo qua, che credo che ora posso anche, come dire, spegnerlo. E andiamo a fare un mega viaggio. Andiamo a vendere la nostra granella, cari ragazzi. Quindi qua non si scherza. Abbiamo un primo guadagno, oserei dire, che insomma, da investire nel comprare un po' di capi di bestiame. Allora, vediamo, già che ci siamo. A un certo punto mi sembrava l'albero il flusso di materiale che scende, invece no. Adesso io lo metto qua così, insomma, vedete che è un tutt'uno e sembrerà scendere anche quando finisce. Meno male che c'è un po' di polvere così a ricordo. Qua la tramoggia si sta ben svuotando, tutto sozzo qua, bene bene. 20, 22, 23, mi auguro. No, proprio fatto apposta. Ho chiesto un 23, mancava veramente un attimo. Ecco, se tiravo su quel ciuffetto là, forse ce la facevo. Vabbè, dai, pazienza. E basta, non penso di aver lasciato fuori nulla. E intanto, beh, intanto, no, dai, già che ce l'ho sotto mano, è giusto forse portarla a casa. Mi è venuto in mente che mi manca una cosa: mi manca l'idropulitrice. E quindi sarebbe anche da fare un acquisto. Ma magari mi compro la cosiddetta gomma dell'acqua, perché risparmio e faccio prima. Dovrei comprare quella che ho preso sulla serie sandali con calzini bucati, che così. Vabbè,
A meno che non mi metto qua, lavo un po' di vestiti, lavo la trebbia, faccio tutt'uno. Vediamo, dai. Intanto la porto dove l'ho trovata, sperando di non portare via i bidoni delle immondizie, neanche il land. Sì, ok, è un Santana, però non ditelo a nessuno. Io faccio finta che sia un land, dai. Perché così sono un po' più contento e soddisfatto. E quindi vediamo di metter via davvero questa trebbia. Vi mostro anche un po' dall'esterno il tutto, perché sennò qua tutto il giorno cab view. Però questo è il mio concetto di farming, lo sapete, quindi alle volte sono lì che penso far tutto cab view, ogni tanto far vedere dall'esterno, però insomma non lo so neanche io, ecco, vabbè. Intanto andiamo a mettere fra una mano e di spegnere il tutto. Cosa c'è da fare adesso? Ragazzi miei, ovviamente andare a vendere, così facciamo un bel giro col 180-90. Tra l'altro facciamo uno screenshottone perché dopo, insomma, ripeto, rimango senza. Li faccio velocemente con l'F12 perché ovviamente è da Steam, altrimenti potete farli col tasto stamp, che c'è scritto stamp qua sulla tastiera R-Assist. Ok, quindi guardate che professionista degli screenshot, oppure il migliore qua degli screenshot è la ProShot, lì la ProShoot. Tire Pro, scritto Tire Pro, che vabbè è la modalità, quella che sapete che con il tasto pausa interruzione bloccate il tutto, facciamo qua una corsa. Ve lo ricordo ancora una volta, ne ho presentata un'altra molto simile e molto valida, però questa secondo me a questo punto è la perfezione. Tasto pausa, fate due così migliorate la qualità in distanza, F3 sbloccate i frame, ma che serve a niente in questo momento, ma dai, rotella del mouse premuta e muovete il mouse, cambiate le luci perché spostate praticamente il sole, quindi di conseguenza le ombre, tutto quanto. Cercate di farle insomma che sia illuminato il mezzo, perché quello incontro luce che se vede niente, anche no, non sono un fotografo professionista, ci mancherebbe, e ne passa qua sotto i ponti prima che lo diventi, ma a volte si vedono delle screenshot, ragazzi, che dici, vabbè, per non parlare di quelle fatte col telefono al monitor, vecchi ricordi di screenshot contest. Vabbè, vedete, potete gestire un sacco di cose, ma a parte questo, con l'F1 potete regolare l'esposizione, il campo visivo, ma nei menu avanzati potete decidere il menu ambiente, gli effetti, il cielo, la profondità di campo e ciao, insomma, tipo ambiente. Se io faccio inverno, capite? Insomma, potete inverno presto, inverno tardi, che ovviamente si confonde un po' con l'autunno, eccetera. E il tempo piovoso, nuvoloso, schiaccio 6, schiaccio 7, una gestione quasi come su, come si chiama? Su Euro Truck Simulator, quindi tanta tanta roba. Prima di partire nuovamente, così ho fatto anche una pseudo, come si dice? Una pseudo presentazione della mod. Vediamo un attimo dove ci pagano bene. Allora c'è il consorzio e il mulino. Allora, visto che sono nelle peste, sinceramente anche la differenza di 6 euro ogni 1000 litri, io andrei al consorzio, perché se no, insomma, ci sta. Consorzio che è qua. Quindi impariamo un attimo le strade, teoricamente, se non faccio danni. Se io dal mio campo esco dritto e faccio questa strada qua, ci dovrei arrivare tranquillamente, perché qua ci sono degli svincoli strani. Non so se dopo, non so se con l'ultimo aggiornamento qua che ho io, perché ne ho cambiati aggiornamenti, perché giustamente hanno fissato delle cose. Mancava un cartello, secondo me, perché se qua c'è tutto un senso unico, qua alla fine della strada ci doveva essere per segnare andare da questa, non contromano. Però metto le mani avanti, che magari adesso c'è anche, quindi non lo so. Consorzio qua, vabbè, avviamoci, cosa volete che vi dica? Accendiamo la belva e magari in strada forse è il caso di serrarla sta porta. Quindi vediamo di beccare il centro del monitor giusto. Poi accendiamo il lampeggiante, accendiamo un po' di fanaleria. Mettiamo dentro le marce lunghe. Ok, fatemi vedere qua cosa succede. Perché qua c'è sempre un qualcosa che non quadra. Forse è il problema di quella mod famosa che vi dicevo. No, perfetto.
Quindi avviamoci, che insomma facciamo uno screenshotone anche qua. E lo chiamano il re e sinceramente capisco che mi sento il re in questo momento. Ma tra l'altro, ok, non è che mi ha cambiato un po' di luci quella maledetta mod, perché vedo colori un po' strani. Ve l'ho tanto decantata, ma magari perché alle 11 di mattina un colore del genere mi sembra un po' strano, eh. Ed in effetti, cari ragazzi, prima il sole era più basso, quindi sì, ogni tanto probabilmente la mod lì fa qualche danno. L'abbiamo scoperto anche in, come dire, così, in diretta, se così si può dire. Sono uscito, rientrato, basta, insomma, nessun problema. Comunque tanta l'emozione qua nell'affrontare il viale principale e nel sentir cantare il 180, perché ragazzi miei, tra l'altro, secondo me, appunto, il solito discorso di simulatori eccetera, poter gestire insomma il gas in una maniera del genere con leve, levette, marce e tutto quanto, insomma ragazzi miei, l'è tanta roba. Fermi qua, che è arrivato proprio lungo e questo si è messo qua in mezzo. Vabbè, c'hanna retro, che non facciamo incidenti subito. Aspettiamo anche questo. Il traffico mi sembra abbastanza presente, oserei dire. Quindi dai, ci sta. Intanto ce lo ascoltiamo. Bon, basta, le marce sono finite, sono arrivato in quarta, quindi non è che posso far chissà cosa. Però tanta tanta roba, ragazzi, eh. Tanta tanta roba, ve lo dico. Allora, vediamo se sono giusto, io devo proseguire se non sbaglio. Ah, qua c'è pure Nansa per... Ma lì non posso... Ah, bisogna fare il giro. Ok, ok, ci siamo. Bene, andiamo piano qua che sennò... Salto super, dicevo che salto super il tettuccio. Infatti mi sono fermato a controllare anche un attimo il discorso strade, che devo un attimo impararle, altrimenti, come dire, mi arrivano le multe. Vabbè, guardate che ambientazione, ragazzi. Guardate, ma ormai lo sapete già, non occorre, guarda, mi dicono anche di mettervi gli occhiali per guardarla. No, erano quelle pubblicità. Ovviamente, attenzione, che quando si guida si guarda la strada e si sta attenti, non come alcuni moni, lo dico, che fanno stupidate, poi, come dire, con telefoni e quant'altro, in più insegnano cose così malvagie, diciamo, ai giovincelli che crescono, ecco. Quindi non imparate quelle stupidate lì, per cortesia, ecco. Che bisogna essere responsabile la guida, che l'è un attimo far malanni, quindi attenzione. E intanto noi al consorzio ci stiamo fortunatamente arrivando. Senti qua, senti qua, che ce la fa in quarta, ce la fa, mettendo una terza, dai, che così, ah, anche una seconda forse. Quindi consorzio agrario, mamma mia che emozione, ragazzi, mi avrebbe voglia fare un screenshot anche qua. E detto fatto, quindi micro taglietto, dai, almeno per gli screenshot concedetemelo. Spero di essere giusto, prima in Pesa e poi da qua si uscirà, immagino, fatemi capire. 8.366.67 oramai. Ok, vediamo se siamo giusti, che giustamente devo pesarmi in ingresso, no? Quindi, oh là, entriamo, non sgasiamo troppo, che sennò qua facciamo un ambiente, vabbè che c'è giro d'aria, ma mentre qualcuno muore con le esalazioni del 180, però due sgasate le do lo stesso, dai. Allora, teoricamente, qua, se io schiaccio I, dovrebbe scaricare, quindi proviamoci, e infatti, eccolo qua. Altro screenshot, altro regalo, va, intanto che siamo qua. Soprattutto poi vorrei sapere quanto guadagneremo. Quindi attendiamo il... eccolo. 11.340 entrate da raccolto.
Non male questa cosa, non male per nulla.